Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di questo bellissimo combo della GR, il Cube 500. Un grande ringraziamento va a Daniele Morasso che me l'ha prestato e ho avuto occasione di farci delle prove live e anche in studio. Adesso andremo ad ascoltare dei test audio che ho fatto. Chiaramente è sempre difficile fare un video su YouTube in cui si parla di un amplificatore, quindi bisognerebbe comunque microfonarlo, o comunque è difficile. Io ho preso l'uscita chiaramente in post dalla DI dell'amplificatore e ho voluto provarlo con diversi bassi, 4 bassi diversi, un Precision, un Jazz, un Sadowski attivo e questo violin bass degli anni 60 con passivo, con le corde lisce. Ho fatto lo stesso giro, così potrai apprezzarne le diverse sfumature. Anche perché appunto GR è uno di quei marchi Pure Sound che vogliono rispettare il diverso suono di ogni basso, quindi non colorarlo ma cercare di tirare fuori quello che ha il basso come sfumature. E negli audio spero che riuscirai a sentirle queste sfumature. Ho fatto per ogni basso due groove, cioè lo stesso groove ma prima con l'equalizzazione un po' come piaceva a me, la vedrai sopra, e il secondo invece con questa impostazione molto bella che mette il Pure Amp, che va a togliere tutta la sezione equalizzazione e quindi appunto avendo il suono del basso pulito tramite la testata della GR. Andiamo a vederci questo video e noi ci vediamo dopo per qualche considerazione. Eccoci. Allora, ti sono piaciuti? Scrivimi qua sotto nei commenti quale suono ti è piaciuto di più, se pensi che siano usciti bene, se si sente la differenza tra un basso e l'altro. Chiaramente consiglio l'ascolto in cuffia per sentire appunto le sfumature. Allora, devo dire che, come parliamo prima, quindi riguardo a questi suoni come esperienza in studio, devo dire che comunque si comporta bene, è un amplificatore che
al giusto prezzo e ha la giusta qualità, perché è veramente bello. In studio, se devo dire una cosa che non mi è piaciuta, ad esempio, io ho anche la testata, la vecchia GR1, dove c'era la possibilità di disattivare la ventola. Devo dire che in situazione live va benissimo, in studio se la tieni accesa tutto il giorno c'è questo ronzio e la trovo molto alta comunque come suono, quindi potrebbe dar fastidio ad alcuni, però chiaramente se serve con tutta questa potenza che eroga la cassa, evidentemente serve che stia sempre accesa. Oppure sono io che non ho trovato il tastino. Per il resto devo dire che per me ci sono troppi pomelli, nel senso che ha veramente qualunque possibile equalizzazione. Infatti abbiamo per i bassi, medio bassi, medio alti, abbiamo, sì, ci sono quattro pomelli, e poi per i tagli di frequenze abbiamo ancora selezionabili A, B, C, D e F, che va a prendere altri vari tagli di frequenze. Quindi si può veramente andare nel dettaglio e andare a tirare fuori quello che uno vuole, per ricoprire le esigenze di tutti. Io questo lo capisco, personalmente io preferisco pochi pomelli, anzi meno ce ne sono e meglio è, perché lo preferisco così. Quindi per assurdo, poi ha due ancora tastini per i bright, quindi che enfatizza gli acuti, e uno invece sui bassi, adesso non ricordo come si chiama, il deep. Per assurdo preferisco attaccare quelli e lasciar fare, mi fido e cioè sono più immediati, quindi per una un uso live, secondo me, se c'è meno roba da toccare e quindi cambiare, meglio è. Però posso capire appunto che ce ne sia l'esigenza, alcuni bassisti ne sentano l'esigenza. Per il resto, quindi, ho apprezzato tantissimo e apprezzo tantissimo la sezione Pure, che va a togliermi tutta questa sezione delle equalizzazioni e va a restituirmi soltanto il suono testata, basso testata. Per il resto, invece, passiamo alle mie considerazioni sul live. Sul live mi sono trovato molto bene, ci ho fatto una serata di hard rock, quindi dove avevo bisogno di volume, e qua veniamo ai suoi grandissimi pregi, cioè il volume. E l'ho definita un'arma impropria, perché veramente sono 500 watt, ma non si riesce a tirare su più di tanto, perché è veramente potentissima e il suono che ne esce è molto bello, e quindi tanta roba veramente. Se sei un bassista che ha problemi a farsi sentire, con questa non avrai mai problemi, ti chiederanno sicuramente di abbassare. E poi il secondo grandissimo pregio, che appunto fatto grazie a questo nuovo materiale con cui è fatto, quindi pesa meno di 10 kg questa testata 500 watt, con il cono da 12, meno di 10 kg, sì, anche un bimbo può alzarla e portarla in giro, quindi questo qua un grande pregio. Infatti anche le altre testate, gli altri combo sono secondo me molto interessanti, non li ho ancora provati, ma sono molto interessanti. Bene, questo è tutto quello che posso farti sentire in un video così alla veloce, diciamo. Ringrazio ancora Daniele che mi ha prestato questo amplificatore, e noi ci vediamo poi al prossimo video. Grazie, ciao, a presto.